Per non dimenticare Cefalonia, 1943-2011, 68 anni fa, l'eccidio di italiani nell'isola greca sul finire della seco del secondo conflitto mondiale. Giulia Nova non dimentica, in questi giorni c'è una serie di eventi. Eh, davvero molto interessanti, che approfondiremo e conosceremo meglio con i nostri ospiti. Diciamo che due principali sono, si sono già tenuti: lo scorso eh, 6 novembre, poi il 13 novembre, e l'epilogo. Eh, particolarmente importante perché è rivolto ai giovani in particolar modo, si terrà il 20 novembre, domenica, quindi a partire dalle 9.30 presso il Cursal di Giulianova. Di questo parleremo con i nostri due gratiti ospiti. Alla mia sinistra Giuseppe Pollice. Buonasera Pollice. Buonasera. Eh, la definisco con la grafica storico di Cefalonia, ma lei ha tenuto a precisare un curioso di Cefalonia. E conosce molto approfonditamente questa storia e ci spiegherà anche da dove nasce questa passione. È eh, Luigi Valentini, buonasera. Buonasera. Dirigente scolastico del liceo scientifico Curi di Giulianova. Allora, per non dimenticare Cefalonia, 68 anni dopo, sì. che cosa accadde nel 1943 in questa isola greca? In questa isola greca la storiografia ha tramandato l'eccidio di 10.000 soldati italiani. 10.000 soldati è quello che è stato tramandato per anni, però effettivamente gli ultimi studi dimostrano che non erano 10.000. Ma non è importante il numero dei morti, è la, il modo in cui purtroppo questi ragazzi eh, hanno subito l'eccidio. Ecco, perché dei militari italiani si trovavano a Cefalonia? I militari italiani si trovavano a Cefalonia perché dopo la campagna di Grecia che noi abbiamo vinto anche grazie all'aiuto dei tedeschi, siamo stati chiamati a presidiare le isole greche. Quindi il compito che fu affidato agli italiani era soprattutto un compito di presidio. Le isole greche, che erano sette, ma noi qui analizzeremo solo i fatti di Cefalonia <coughs> e Corfu, erano presidiate dalla divisione Acqui. La divisione Acqui era una grande unità dell'esercito composta da militari dell'esercito. E unitamente a componenti della Marina, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Croce Rossa, perché erano presenti anche eh, ospedali da campo e nuclei chirurgici. E dei cappellani militari: Sei cappellani. Sette cappellani. Sette cappellani. Erano, Anche... sette cappellani. <ride> allora, scusa, erano sette cappellani. Erano sette cappellani. Quindi ma... noi avevamo questo compito di presidio delle isole. E in modo particolare, eh, sull'isola di Cefalonia erano presenti eh, due reggimenti di fanteria, il 17 e il 317, un reggimento di artiglieria, il 33 E poi una compagnia della Guardia di Finanza. Due compagnie di carabinieri e, come ho detto, ospedali da campo e nuclei chirurgici. Perché questa sua passione per la storia di Cefalonia, questa attenzione particolare, non è solamente curiosità storica? Questa attenzione nasce dalla curiosità per i racconti di mio nonno. Io, da bambino, sentivo mio nonno che aveva partecipato alla campagna eh, sul fronte greco-albanese in Grecia, prima da fante e poi da prigioniero dei tedeschi. Lui è stato uno dei fortunati, è tornato in Italia subendo ovviamente le conseguenze e mi raccontava di questi fatti, successi sull'isola di Cefalonia in particolare. Con il passare del tempo questa curiosità mi ha portato a leggere, il nonno non sapeva leggere, quindi io ogni libro che compravo leggevo e commentavo con il nonno. E il nonno era soddisfatto nella conferma delle sue avventure o disavventure. Con il passare del tempo ovviamente eh, la curiosità è andata avanti. Sì, C'è anche una necessità dire, quasi emotiva di tenere vivo il ricordo di uomini, di vite e esistenze piuttosto che di numeri perché spesso certo. e volentieri un conflitto mondiale in questo caso si esaurisce in cifre, numeri piuttosto certo. che uomini e esistenza. E' quello a cui assistiamo oggi, non si fa altro che parlare di numeri di morti, erano 10.000, erano 9.000. Infatti di questo poi avremo modo di parlare perché ultimamente l'editoria uh, in genere ha uno sviluppo uh, abnorme di libri che non fanno altro che commentare se il numero dei morti era esatto o era sbagliato. Però al di là di questo, dicevo, i racconti del nonno mi hanno ispirato questa curiosità che io ho continuato a coltivare. Cefalonia, cosa accade nel 1943? Nel 1943, ripeto, noi eravamo come italiani a presidiare quest'isola. Eh, nel momento in cui è intervenuto l'armistizio, eravamo in 12.000 più o meno, e sulla stessa isola erano anche presenti 2.000 tedeschi. Quindi il rapporto di forze, come loro potranno immaginare, era di 1 a 6. Questi ragazzi, quando è stato proclamato l'armistizio, hanno gioito con la popolazione greca e con gli stessi tedeschi perché avevano avuto l'illusione di tornare a casa. Questa illusione è durata poco, perché immediatamente dopo la proclamazione dell'armistizio sono stati adottati dei provvedimenti a difesa di tutte le nostre strutture militari. Quindi, da subito. L'euforia si è tramutata in dubbio per quello che poteva avvenire nell'immediato e soprattutto di quello che avrebbero fatto i tedeschi. Perché? Perché loro presidiavano un'isola e quindi erano impossibilitati ad avere aiuti da qualsiasi parte. L'altro elemento di dubbio e di forte timore era che i tedeschi avevano alle spalle 300.000 uomini, cosa che noi sapevamo benissimo, come sapevamo benissimo che erano dotati di mezzi che noi non avevamo. Ripeto, noi eravamo un esercito di presidio con pochi armamenti e quei pochi armamenti erano vetusti. I tedeschi invece avevano armamenti di avanguardia e soprattutto avevano a disposizione un'intera armata aerea. Quindi l'euforia è stata subito sostituita dal dubbio. In quei giorni immediatamente successivi, siccome il generale Gandin conosceva perfettamente i tedeschi, e era anche insignito di Croce di Ferro da parte dei tedeschi perché era stato componente dello Stato Maggiore durante la campagna di Russia, aveva cercato con tutti i capi di Stato Maggiore di affrontare questa situazione e cercare di risolverla nel miglior modo possibile, perché, ripeto, aiuti non ne potevano ricevere. I tedeschi sicuramente non avrebbero lasciato lì i loro 2.000 uomini, ma sicuramente avrebbero rafforzato il presidio, cercava di evitare uno scontro cruento. Quindi ha iniziato a intavolare delle trattative intese a salvare l'onore dei soldati. Quindi, invece? Invece così non è stato, perché purtroppo, purtroppo, come sempre succede, ci sono stati degli atti che hanno danneggiato le trattative del generale. Alcuni ufficiali giovani non erano d'accordo, perché i tedeschi subito dopo avevano intimato ai nostri italiani la consegna delle armi. Perché avevano intimato la consegna delle armi? Perché in tutti i Balcani gli italiani si erano arresi. In virtù della proclamazione dell'armistizio, le nostre truppe che si trovavano fuori dal territorio italiano hanno purtroppo ceduto le armi. Sull'isola di Cefalonia, invece, molti ufficiali, soprattutto giovani, non erano d'accordo, tenendo presente il rapporto di forze. Il generale che la vedeva lunga aveva analizzato. Quegli elementi che le avevo detto prima, e quindi cercava di salvaguardare l'onore militare e una resa onorevole. Questa situazione si è andata via via, eh, è via via peggiorando perché ci sono stati anche degli atti, se vogliamo dire, di insubordinazione perché questi ufficiali giovani, ripeto, non avevano presente il quadro intero della situazione. E quindi, nel momento in cui i tedeschi effettivamente hanno portato l'ultimatum, sono stati posti di fronte a tre scelte. Era proprio un ultimatum imposto dai tedeschi: cedere le armi, allearsi con i tedeschi, combattere contro i tedeschi. Il generale, che era uomo di grande, grande esperienza, ha cercato di sondare l'animo dei propri soldati. Come? Convocando oltre allo stato maggiore tutti e sette i cappellani, ai quali i cappellani ha esposto la situazione pregandoli di rappresentare lo stato d'animo dei militari. Nel senso che dice, se noi decidessimo di combattere, questi soldati riescono ad affrontare una battaglia all'unanimità tranne uno, i cappellani dissero che la cosa migliore era arrendersi. Quindi, sulla scorta anche di questa opinione, cercò il generale Candin fino all'ultimo momento di trattare questa resa. Per sfortuna, ripeto, questi giovani ufficiali non contenti perché era ritenuta una battaglia facile da vincere, e infatti il generale l'aveva detto, in un primo momento potremmo anche vincere, considerando il rapporto di forze, ma dopo che cosa succede? Quindi dicevo, questi, so, questi ufficiali subalterni, senza tener conto delle disposizioni del generale, durante le trattative che sono durate ininterrottamente dall'8 di settembre al 14 settembre, il 13 settembre di loro iniziativa, Mentre vedevano approdare verso il porto della città di Cefalonia, quindi Argostoli, alcuni pontoni tedeschi, senza ordini da parte dello Stato Maggiore, hanno aperto il fuoco, affondando un barcone tedesco e danneggiandone altre due. E nonostante il generale avesse impartito ordini di cessare il fuoco, loro non lo cessarono. Fu necessario inviare un ufficiale con un ordine scritto per fargli cessare il fuoco. Questo episodio ha rotto di fatto la trattativa in essere tra i tedeschi e gli italiani. A questo si aggiunga che eh, arrivò un ordine esplicito del nostro Stato Maggiore che era a Brindisi che diceva di considerare le truppe tedesche nemiche. Quindi da quel momento in poi ci fu il tracollo. Ci fu il tracollo nonostante il generale avesse sentito i cappellani, nonostante avesse invitato tutti i soldati a esprimersi su questi tre punti, e tant'è che la leggenda dice che c'è stato anche un referendum tra la truppa. Però tecnicamente non si può dire referendum, referendum ma fu chiesto ai vari responsabili dei reparti se volevano combattere con i tedeschi, combattere contro i tedeschi o cedere le armi. Si dice che il referendum fu unanime contro i tedeschi. Quindi, l'ordine di considerare le truppe tedesche nemiche, la volontà dei ragazzi di combattere, di fatto il generale Gandin sovvertì l'ultimatum dei tedeschi, intimando lui la resa delle armi ai tedeschi. I tedeschi presero atto di questa nostra richiesta e presero tempo ancora un giorno. In questo giorno organizzarono le prime spedizioni aeree. Tant'è che il 15 di settembre iniziò ufficialmente la battaglia di Cefalonia. Battaglia di Cefalonia che è durata esattamente una settimana, dal 15 al 22 di settembre. Durante i combattimenti feroci, il primo giorno abbiamo vinto noi, nel senso che siamo riusciti anche a catturare 500 tedeschi e a conquistare l'altura dal giorno seguente in poi grazie alla soverchiante forza aerea nemica siamo stati costretti dopo di una settimana, ripeto a una resa catastrofica però durante questi giorni di combattimenti per espresso ordine di Hitler i tedeschi non facevano prigionieri la vicenda di Cefaloni è brutta per questo motivo perché nonostante i nostri ragazzi si arrendessero ai tedeschi confidando nella correttezza militare e nelle leggi dell'onore militare Venivano ammazzati e lasciati sul posto, considerati traditori senza diritto alla sepoltura. Senta, a distanza eroi o vittime i nostri italiani? Senz'altro eroi, perché nonostante si fossero trovati in un luogo sbagliato, nel momento sbagliato, hanno obbedito al loro istinto di militari, difendere <ride> la patria dal soppruso dei tedeschi. Quindi, secondo la mia opinione personale. Eroi, hanno accettato, hanno accettato purtroppo la loro sorte. Perché ha inteso organizzare questi tre weekend, queste tre domeniche, a Giuliano per non dimenticare Cefalonia e poi ha raccolto un grande entusiasmo e delle istituzioni e quant'altro? Perché eh, Cefalonia è una tragedia nella tragedia, di questi fatti di Cefalonia non si è mai parlato per 50 anni. La storiografia ha sempre e comunque ignorato i fatti di Cefalonia. Un po' perché era uno scomodo da raccontare, un po' perché ripeto tutti i nostri militari sono stati uccisi e lasciati in sepolti e a questo si aggiunge che dopo c'è stata la guerra civile, quindi noi abbiamo avuto possibilità di recuperare le salme dei nostri soldati solamente dopo dieci anni e quindi quando siamo stati in grado di recuperare le salme abbiamo riportato a casa solamente le ossa. Senta, c'è stato un momento di grande emotività nel secondo appuntamento, sì. quello del 13 di domenica, con l'intervento di Salvatore Di Rado, classe 1916, sì. Sì. di Filetto Abruzzese. Uno che ce l'ha fatta a sopravvivere a scampare. Uno a quella... che ce l'ha fatta e ha raccontato il modo in cui è scampato all'eccidio, che poi è comune a tanti altri militari. E praticamente noi possiamo tramandare il ricordo perché abbiamo sentito dai nonni, quindi tramandiamo noi da padre in figlio o da nonno in nipote, oppure riusciamo a trasmettere quello che abbiamo letto. Invece le nostre dieci ore di colloquio, di racconti, valgono dieci minuti di un reduce che sulla propria pelle ha vissuto quella bruttissima esperienza. Il momento è stato particolarmente emotivo perché il nonno ha raccontato esattamente il timore di rimanere morto e si è svegliato solo quando all'ultima sventagliata di Miltra è stato ferito alla caviglia e solo in quel momento si era reso conto di essere sotto un mucchio di cadaveri ma vivo. Senta, in, con, nella giornata del 6 novembre siete riusciti a organizzare un annullo filatelico, non so se riesci a vedere, queste sono le cartoline che sono state organizzate per l'evento e tra l'altro c'è anche un francobollo che c'è in questa brochure, che voi avete realizzato e che state distribuendo in questi giorni. Particolarmente importante il fatto, innanzitutto, che siate riusciti a mettere insieme eh, istituzioni pubbliche, militari, ma anche religiose. C'è stato certo. anche di solito i religiosi quando si tratta di guerra, di armi, rimangono un po' in disparte, invece in questo caso sono stati partecipi. In questo caso sono stati partecipi perché fermamente voluti dall'organizzazione, in quanto se non fosse stato per l'operato dei cappellani non sarebbero rientrati in Italia neanche quelle cassettine contenenti i resti. Infatti loro hanno assistito per intero al martirio dei nostri soldati e poi si sono successivamente prodigati per l'esumazione e il rimpatrio delle salme. Abbiamo coinvolto tutti, lei diceva bene prima, a partire dall'annullo filatelico, siamo riusciti a coinvolgere il mondo della filatelia realizzando una, un annullo dedicato a Cefalonia che poi rappresenta l'isola di Cefalonia. E, Abbiamo... poi, e poi avete organizzato, siete riusciti a portare i sindaci dei comuni di vittime di Cefalonia e In particolare c'è anche sì, una ragione per la quale siate della provincia di Teramo per, per la quale vi trovi, eh, avete organizzato questi eventi a Giulianova. Sì, siamo riusciti tramite le ricerche nell'archivio di Stato di Teramo a <coughs> individuare sei caduti della provincia di Teramo e in particolare erano uno di Giulianova, uno di Teramo, uno di Mosciano, uno di Silvi e uno di Sant'Egidio alla Vibrata e uno di Nereto. Di questi sei caduti, il carabiniere di Giulianova è, è stato insignito di medaglia di bronzo al valor militare. Per questo abbiamo proposto, e Giulianova ha risposto perfettamente a questo invito, abbiamo organizzato a Giulianova, ma con l'intento di, di commemorare tutti i caduti della provincia di Teramo. Per questo abbiamo invitato a partecipare alla manifestazione il presidente della provincia, che tra l'altro ha patrocinato anche la manifestazione, i sindaci di ogni paese in cui eh, abbiamo. Individuato un soldato caduto a Cefalonia. E domenica abbiamo riunito tutte queste autorità politiche, militari e civili appunto per commemorare questi nostri eroi dimenticati per 50 anni. Abbiamo detto annullo filatelico, il momento emotivamente intenso domenica scorsa e poi c'è il momento della scuola, del coinvolgimento dei giovani. Preside l'ho tenuta un po' di sparte finora anche perché era. Talmente coinvolgente il racconto Era di Era troppo Pollice. interessante, sinceramente, <ride> Però, è preside, sempre molto il coinvolgente, coinvolgente, perché c'è anche una carica emotiva, esatto. non solamente nozionistica, nel racconto di, eh, di Pollice. Valentini, eh, le, scuole, le scuole saranno presenti, e avete organizzato una giornata molto, certo. molto interessante. Certo, diciamo che noi come scuola... Eh, abbiamo avvertito questa, questa importanza eh, di questo tragico evento e eh, abbiamo pensato di coinvolgere le altre scuole del territorio che pur, purtroppo, per sfortuna, diciamo dell'evento tragico sono state coinvolte è un po' un gioco di parole però questo è il significato. Di fatto abbiamo coinvolto le scuole, una scuola di Nereto, una scuola di Sant'Egidio, una scuola di Mociano, una scuola di Silvi, perché anche il comune di Silvi è stato coinvolto, eh, Giulianova e Teramo. Le scuole coinvolte per questa eh, manifestazione nella manifestazione perché la manifestazione ha il titolo per non dimenticare ecco per non dimenticare significa tramandare questa è il, <ride> la possibilità per non dimenticare ecco, per scelta? tramandare eh, penso che eh, lo, la scuola abbia l'obbligo di coinvolgere eh, e di trasmettere eh, i valori che poi diventano i fondamenti, no? il, il, il supporto essenziale per una società migliore. Anche perché questo, spesso questo. e volentieri, purtroppo, su certi testi eh, di storia ci sono degli episodi che subiscono, chissà perché, un'elisione, eh, qual scompaiono. Qualche, sono magari qualche evento più, sembra più importante di un altro, invece, non è così, perché poi tutto quello che è successo eh, è importante. Per non dimenticare Perché, appunto ci sono sicuramente degli episodi che segnano la storia eccetera, indubbiamente ricordiamo che dietro ogni data ogni battaglia ogni invenzione c'è sempre un essere umano una vita un'esistenza. E come noi riteniamo ognuno di noi fondamentale, unica, la nostra, è anche giusto riconoscere rispettare quella degli altri. Assolutamente. Un'ultima cosa, Preside, per quanto riguarda eh, i relatori, stata un, sì. ci saranno non solamente i relatori istituzionali che prima ricordava Sì, Pollice. Il professor Ricci, eh, Roberto Ricci, del, docente di storia dell'università dell di Teramo e Chieti, ha eh, Accolto l'invito con e sarà un momento, eh, sarà un momento appunto, importante per ricordare. Eh, i fatti eh, nella maniera più idonea possibile poi volevo dire sì. eh, il, il nostro bando di concorso che appunto abbiamo rivolto a queste scuole e stiamo parlando del progetto sì, che presenterete in che presentiamo eh, perché vogliamo dare eh, nella manifestazione veramente ampio spazio ai veri protagonisti che sono i ragazzi i protagonisti di, de, della manifestazione perché hanno sviluppato dei lavori eh, che poi verranno presentati eh, appunto il 20, saranno valutati e eh, premiati ovviamente. Voglio eh, solo ricordare le scuole coinvolte, sì. eh, perché ci sono scuole di primo grado e di secondo grado: eh, la scuola media di Mociano, la scuola media di Silvi, eh, l'Istituto Comprensivo di Sant'Egidio, Sant poi il liceo scientifico di Nereto. Sì. Il Liceo Classico di Teramo e noi che abbiamo. Il Curi di Giuliano, che è, ha voluto organizzare e condividere, ecco questo organizzare significa condividere con le altre scuole e con il territorio soprattutto questa esperienza. E poi interessante questa sorta di competizione, concorso. Che questa sana poi competizione stimola, diciamo, che, stimola no? la, che stimola i ragazzi. perché le cose, le cose belle poi è quello come i ragazzi eh, eh, sono riusciti a ehm, sintetizzare questi momenti così particolari. Per non dimenticare Cefalonia a Giulianova domenica 20 novembre presso il Cursal, quindi sul, sul lungomare a partire dalle ore 9.30. Un invito, un appello per chiudere no, questa se trasmissione? Se posso aggiungere, sì. il Preside ha detto bene, ci sono tanti giovani, e a questo invito ha risposto il grande artista Giorgio Mattioli, che poi tra l'altro ha realizzato un quadro che raffigura l'eccidio di Cefaloni e la Casetta Rossa, il quale sarà presente personalmente certo. in, in mezzo a questi ragazzi e leggerà con la sua compagnia teatrale alcuni passi scelti dalla grande bibliografia di Giulianova. Le porte del Cursal comunque saranno aperte Le a tutti. Le porte del Cursal sono aperte a tutti <ride> e la mostra è visitabile in qualsiasi momento fino a domenica 20. Grazie per averci ricordato e non ci averci fatto assolutamente dimenticare Cefalonia con questo suo intervento. Eh, buon proseguimento, buon lavoro Grazie e bocca al lupo per l'evento di domenica al Corsal. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, l'informazione continua su TV6. Arrivederci.